Indubbiamente la riqualificazione sarà forte, perché oltre a arrivare chiaramente tutto il cordonato di travertino esterno, si creerà una fascia verde intorno a tutte le piante per consentire chiaramente lo scambio idrico gassoso. Poi ci sarà la ripavimentazione in pietra di tutta la piazza, dei vialetti di attraversamento, ma anche di tutti i quattro settori della piazza. Quattro settori che oggi sono inghiaiati della piazza saranno ripavimentati in pietra, quindi questo avrà certamente valorizzerà l'aspetto ottocentesco, ma valorizzerà più che altro la fruizione della piazza. Quindi con questo intervento, da una piazza che oggi di attraversamento, comunque che dà un'idea anche abbastanza di pulito, di grado, di abbandono, diventerà una piazza che sarà fruibile per la sosta, per l'incontro da parte dei cittadini. Questa l'estemporanea conferenza stampa che annunciava l'inizio dei lavori il 9 di febbraio del 2008. Piazza Guido Monaco aveva vissuto uno dei momenti più bui della sua lunga storia, con un degrado estremamente evidente. Poi la ricostruzione, molto articolata, che in pochi mesi ha recuperato l'aspetto originale, con in più un'attenta ricostruzione dei sottoservizi. La piazza oggi è quanto meglio ci si poteva attendere, ma purtroppo la maleducazione e l'incuria della gente ha riportato il degrado in piazza, tornato ad essere luogo di transito per gli aretini e di sosta delle varie etnie che se la dividono equamente. Ma oggi vogliamo parlare di quei bussolotti antiestetici e pericolosi, capaci da soli di sminuire il valore della piazza. Siamo in piazza Guido Monaco, dove ci sono questi due box che sono talmente brutti che, come si vede, non c'è nemmeno una scritta sopra. Ma a parte la battuta, sono molto pericolosi, e poi il fatto che già ce n'era uno che non contiene nulla la dice lunga. Ora hanno addirittura messo un altro accanto, molto pericoloso. Certo, quei casottini lì sono proprio osceni a vederli in una piazza così bella e poi di una pericolosità tremenda, in quanto mi sono trovato spesso di vedere delle piccoli incidenti e spesso vedo le macchine fare delle frenate veloci perché alle volte escono delle persone dove la macchina non riesce neanche a vederle. Poi mi meraviglio che in una piazza così bella mettano due casottini così brutti, sono proprio osceni. Io spero che prendano provvedimenti sia per la pericolosità che per la bellezza della piazza. L'aspetto legato alla sicurezza è certamente il più importante, ma da non sottovalutare anche quello igienico-sanitario, visto che i bussolotti sono diventati orinatoi e sicuri luoghi di scambio. Che fosse meglio quando era messa peggio?